Gentili ascoltatori, dunque ben ritrovati a Pinetology Report in versione estiva, o meglio dire in versione un po' particolare, diciamo anti-Covid. Ecco, ci troviamo proprio in una situazione con mascherine, con distanze, insomma cercheremo di provare a fare questa intervista in sicurezza. Allora, siamo qui con un gruppo di persone molto, devo dire, interessanti, perché hanno realizzato una camminata, un gruppo per camminare che fa bene anche alla salute. Abbiamo qui l'organizzatrice, ti chiami? Giorgia, buonasera a tutti, io sono Giorgia, sono l'amministratore del gruppo Camminiamo Insieme per Maestra. Allora, parentesi delle moto truccate, dei motori truccati, allora, ripresentiamo, hai detto Giorgia? Buonasera a tutti, io sono Giorgia, amministratore del gruppo Camminiamo Insieme per Maerne. E che devo dire, il gruppo è partito a novembre, non siamo un'associazione sportiva, è un gruppo di camminatori senza nessun impegno, è un bel gruppo perché siamo arrivati a 148 iscritti e abbiamo, tramite un mio amico geometra Giuseppe Mercurio, siamo riusciti a avere lo sponsor delle magliette di Mattia Campagnaro, che fa parte di 2M Costruzioni. Poi abbiamo il bellissimo disegno che è stato regalato da una signora con una patologia importante, che ha la SLA, quindi ci ha regalato questo bellissimo disegno che ce lo portiamo appunto sulle nostre magliette. Il nostro gruppo praticamente fa le camminate 2-3 volte a settimana e si riesce a fare dai 10 ai 12 chilometri. Parecchi, devo dire. Sì, facciamo, poi qualche volta riusciamo a fare qualche uscita extra, tipo un sabato siamo andati a Venezia e abbiamo raggiunto anche 23 chilometri. Quindi succede che facciamo qualche uscita extra, non solo camminate per Maerne, ma qualche uscita extra. Quindi ecco, anche fuori dell'ambito, diciamo, locale. Anche ho visto Jesolo, se non erro. Esatto, ha visto benissimo, abbiamo fatto anche la Jesolo in notturna, la camminata al tramonto e sì, abbiamo fatto un bel giro anche là, però il gruppo è nato praticamente per le camminate a Maerne. Benissimo, d'inverno come fate, che è freddo? D'inverno non ci arrendiamo, andiamo lo stesso, infatti il gruppo è partito appunto a novembre e nonostante il freddo riusciamo comunque a fare i nostri chilometri, anzi posso dire che si va meglio d'inverno che d'estate. Ecco, vedo che un collega ti ha detto la torcia, non ho ben capito. Sì, usiamo appunto... Col fuoco, vero, no? Non proprio, però usiamo le torce per le nostre camminate. Siccome andiamo in mezzo ai laghetti, che è il nostro parco di Martellago, che è bellissimo, quindi al buio usiamo appunto le torce che riusciamo a illuminare il percorso. Perfetto, quindi avete una vostra pagina Facebook? Sì, abbiamo una nostra pagina Facebook che si chiama Camminiamo Insieme per Maerne. Come li dicevo prima, abbiamo raggiunto il numero di 148 iscritti. Insomma, diciamo che va abbastanza bene. Sì, va benissimo. Nel periodo estivo siamo un po', per discorso delle ferie, ovviamente ci troviamo in di meno, diciamo, però siamo riusciti anche a raggiungere 25-30 persone. Ecco, quindi vedo qua c'è anche qualcuno del gruppo. Sì, sono ecco. I partecipanti del gruppo, di cui Vitto. Ecco, Adriano, li nominiamo. Ecco, Victor, Adriano, Barbara Elena, Elena, benissimo. E Federica, vedevamo che c'era uno che in più, diciamo. Ecco. E quindi sentiamo anche loro cosa ne pensano. Certo, ora certo. Li facciamo paura perché arriviamo lì col registratore. Esatto. E per fortuna se che non c'è la non c'è la telecamera. Chiamiamo Elena, vieni tu che parli per tutti. Ecco, non c'è proprio verso. Allora, se vuole sentire Vito che parla. Allora, concludiamo con te. Ecco, tu rimani qui, Elena, che non ti faccio niente. Allora, prospettive in futuro. Allora, io spero che comunque il nostro gruppo continua comunque come adesso, che va benissimo.
e spero di riuscire a fare, cioè, sempre più gruppo, Covid permettendo ovviamente, perché purtroppo un po' il discorso del Covid è stato un po' un casino, però appunto il Covid permettendo spero comunque di raggiungere un bel numero di partecipanti. Come lo state vivendo questo Covid? Purtroppo è dura per tutti, però cerchiamo di convivere con il Covid, d'altronde non si può far diversamente. Ricordiamo la pagina Facebook in Camminiamo chiusura. Insieme per Maerne. Ecco, Camminiamo Insieme per Maerne, ricordiamo la località in provincia di Venezia. Maerne, Martellago. Sì, Maerne, Martellago, la parte ovest della provincia. Esatto. Benissimo, oggi dove siete stati? Oggi abbiamo fatto circa 12 km, abbiamo fatto il giro dei laghetti, siamo arrivati a Martellago. Dopo abbiamo fatto il giro per Olmo e siamo ritornati a Maerne. Quanti chilometri? 12. Ah, perfetto. Allora, insomma, siete anche un po' stanchi, perché penso con questo caldo affoso, sì, caldo affoso. Il caldo ovviamente non aiuta, però comunque cerchiamo di continuare. Complimenti, allora buon divertimento, buon proseguimento. Vedo che hanno scattato anche le foto, così molto probabilmente ci ritroveremo in qualche parte, certo, della vostra pagina del social, certo, network. Grazie, se vuole sentire anche Vito e la compagnia del gruppo. Ho visto che mi sono avvicinato, c'è stato un fuggi-fuggi. Sì, ah, Victor, com'è questo fuggi-fuggi? Perché non sono abituati alle telecamere, alla televisione, noi siamo più di mondo. E meno più... male che qui c'è solo radio, radiofonico. Tu se c'è la televisione. Quando però con la televisione, quando però con la televisione Elena credo che scappa via proprio. No, ma è perché abbiamo, cioè, non ci siamo più tanti, quella... ci hai preso di sprovvisto, no? Cioè, se no, anche se abbiamo... Cioè, e fa parte di Radio Science, arrivare all'improvviso e farvi le sorprese. Come si dice, l'improvvisazione è molto più interessante, insomma. Benissimo. Allora, la prossima volta con la televisione inizieremo da Elena, che è quella che ha più paura, e poi arriveremo anche... Perfetto, intanto noi ci alleniamo a... Bravissimi, perché ottimo. Roba qua che si... sì, come no. Anzi, facciamo chiudere lei la trasmissione. Sì, dai, di ciao Elena, ma ciao in italiano. Diciamo tutti un ciao. Sì, un ciao generale, allora... Grazie. Ciao, grazie. Un saluto al pubblico, un cordiale saluto, quindi ci sentiamo e ci vediamo per coloro che ci seguono in televisione la prossima settimana, sempre allo stesso orario, con Pianeta Oggi Report. Grazie per la vostra cortese attenzione.